Dopo il discorso dell'assessore Manlio Lupinacci, in Campidoglio si consegnano le medaglie d'oro della Confederazione Professionisti. Cordiali applausi salutano l'onorevole Leone, seguito dall'ex ministro di Grazia e Giustizia, senatore Antonio Azzara. E poi la volta dell'avvocato Giulio Onesti, presidente del CONI, e del dottor Rodolfo Arata, direttore generale della Rai TV. Infine si avanza Amedeo Nazzari, che per l'occasione sfoggia uno dei suoi classici sorrisi a fior di labbra. Altre medaglie e altri riconoscimenti a Trieste, dove si svolge il Festival Nazionale del Film Pubblicitario Cinematografico e Televisivo. Dopo le parole dell'ingegnere Sospisio e il saluto ai presenti dell'ammiraglio De Courtin, sfilano davanti alla giuria i cervelli degli slogan, cioè i rappresentanti delle società pubblicitarie che hanno saputo più efficacemente sfruttare la scarsa pazienza del pubblico seduto davanti allo schermo. Il primo premio per la realizzazione del migliore tic-tac è vinto dalla società Incom per il telecomunicato con Peppino De Filippo. In rappresentanza della Incom, Gianni Baroncelli ritira la campana d'argento, ma non la campanara.